Per adesso è andato tutto bene, poi quello che conta è come finirà. Siamo tutti contenti, siamo andati oltre ogni aspettativa. Speriamo che riusciamo a continuare così. Ma penso che il modo lo variamo spesso, per cui poche volte abbiamo giocato 3-4-3. Sicuramente il vantaggio dei giovani è proprio quello che hai detto te, che hanno tanta voglia di migliorarsi, possono lavorare anche tanto, hanno grande volontà. Devo dire che anche intorno a questi giovani ci sono 4-5 giocatori di esperienza che ci danno una grossa mano, specialmente nei momenti della partita, quando ci vuole anche un po' più di furbizia. Ma cerchiamo di comunque di giocare sempre in stesso modo, sia in casa sia fuori. A volte siamo stati premiati, però lo vediamo un po' così, affrontiamo partite sempre in stesso modo, cercando di attaccare alti. Fino adesso ci è andata bene. No, sempre avevo quella sensazione di diventare allenatore. Poi ci sono veramente tanti giocatori nella mia squadra, anche molto giovani, che hanno personalità proprio forte e si vede anche in campo, no, non solo uno ma più di uno. No, non pretendo niente di più di quello che hanno fatto, spero che mantengano questo spirito, questa voglia di giocare, che non vuol dire che vinci tutte le partite o che ottieni quello che vuoi, però il spirito deve essere sempre lo stesso, affrontare la partita con grande volontà, e quello è quello che dobbiamo fare. Poi se riusciamo a fare bene ancora meglio, se no è importante che rimane questa idea di giocare con grande volontà. Penso che gli ultimi 2-3 anni è cambiata molto, specialmente questo anno mi sembra nettamente più forte rispetto agli anni passati. Penso che ragione sia anche che grandi squadre di Serie A hanno investito di nuovo tanti soldi, e quando investono loro diventa un giro dei soldi. Penso che ci sono tante veramente squadre di Serie B che già sono pronte per, se vanno in Serie A, di rimanere come sono e fare buoni campionati. No, fantastico, penso che è una meraviglia. Mi fa grande piacere che diciamo anche a sud si riescono a fare cose del genere. Abbiamo scelto anche proprio per questo andare a Catania, veramente un centro di primo livello che ha tutto ideale per allenarsi bene. Sì, abbiamo trovato una struttura bellissima, stupenda, e ci stiamo preparando bene, siamo venuti qua con grande entusiasmo perché abbiamo chiuso comunque il 2015 nel migliore dei modi, con una vittoria contro l'Entella, quindi risultato positivo, e si riparte alla grande sapendo di affrontare un girone di ritorno molto duro, molto difficile. Tutti ovviamente sanno di giocare contro una squadra forte, e quindi sicuramente ci metteranno in difficoltà, ecco, le squadre che ci affronteranno. No, io ho avuto anche il piacere di giocarci insieme, sì, a Juric, certo. A Genova. Genova è grande persona, ovviamente l'allenatore lo sto scoprendo adesso, e l'allenatore mi ha sorpreso tantissimo. La persona la conoscevo, l'allenatore mi ha sorpreso veramente tanto in positivo, e quindi sono veramente felice di poter lavorare con lui, mi sta insegnando tanto, e ovviamente avrà un futuro grande, da grande allenatore, perché ha delle idee, nonostante poco che allena, comunque ha delle idee molto chiare, un allenatore molto deciso, molto convinto, e che riesce a dare un'identità di gioco alla propria squadra.
No, vabbè, lui mi ha chiesto di fare quello che so fare e quindi vabbè, posso giocare sia da prima punta che da esterno, conosce le mie caratteristiche, sa dove posso rendere meglio. Io sono a disposizione del mister, massima disponibilità per questo gruppo, che è un gruppo eccezionale, e ho trovato ragazzi veramente di spessore sia umano che tecnico elevato, quindi sono felice di essere qua. Sì, questo è un fattore importante, la determinazione, l'intensità che mette nelle partite, in affrontare le partite, e la grande voglia di correre, perché in Serie B comunque se cali un po' con l'intensità, poi non sempre vince la squadra che ha più qualità tecnica, vince la squadra che ci mette anche più voglia e determinazione.